Potrei rispondere alla rottura dell'unità socialista con la conseguente caduta della politica di centrosinistra, che sarà difficile rimettere in piedi malgrado ogni tentativo di unione sacra. Potrei rispondere all'assurdo pacchetto sulla faccenda altoatesina presentato da Rumor alla Camera nella settimana scorsa. Potrei rispondere all'autunno caldo, ma l'altra mattina, lunedì mattina, in Duomo a Milano, durante le esequie per le vittime della strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura, io ho sentito che quei poveri morti, quei 14 morti innocenti, riassumevano in maniera drammatica la grave situazione, la tragica situazione in cui è attualmente la politica italiana. Con uno Stato in pezzi, incapace di funzionare, incapace di risolvere alcun problema, incapace di dare una speranza alle nuove generazioni, incapace in altri termini di dare un ordine qualsiasi alle cose e agli uomini, incapace di difendere gli interessi, i beni, la libertà, la vita dei cittadini. Questo perché? Per molte ragioni, ma soprattutto per la paura. Per la paura che il governo, che i partiti di maggioranza, che gli italiani, fatalmente, hanno ancora del comunismo. Una paura che impedisce libere scelte, che impedisce soluzioni autonome, che in questo momento impedisce addirittura la libera ricerca dei responsabili della strage e del clima che l'ha provocata. Una paura che ha permesso ai comunisti di prendere la iniziativa di strumentalizzare l'autunno caldo, le agitazioni sindacali, forse economicamente e socialmente giustificate, di dare alla rivolta delle masse il carattere di una battaglia per il potere politico operaio, al quale è riuscito a dare le sue bandiere, le sue idee, le sue parole d'ordine, creando quel clima, quella condizione morale che ha armato prima gli animi, prima gli spiriti, che prima che la follia armasse addirittura le mani degli assassini e degli attentatori. Il cardinale in Duomo ha detto che così, assolutamente così, non può andare. Lo ha detto al popolo di Milano, lo ha detto soprattutto ai governanti. Ebbene, in questo momento, certo, io non ho il tempo di rispondere che cosa occorrerebbe fare. Faccio un augurio soltanto, questo: l'augurio che il Parlamento, che i partiti, che i cittadini, che la magistratura trovino il coraggio di reagire, il coraggio di colpire i responsabili, non di cercarli, perché se avremo il coraggio di colpirli, cercarli, e dove cercarli, sarà facile per tutti.